Il premio culturale Benedetto Croce non si ferma nemmeno in tempo di pandemia. Le 32 giurie popolari che raccolgono studenti, detenuti, allievi delle università della terza età, associazioni, hanno letto e valutato i 35 libri che quest'anno si sono candidati al premio. Sotto la guida della scrittrice Dacia Maraini, dopo mesi di riunioni e riletture in modalità rigorosamente virtuale, sono stati selezionati tre autori che quest'anno si aggiudicano il pregiato premio nazionale. I nomi dei vincitori e la logistica della cerimonia di premiazione che si terrà a Pescasseroli i prossimi 24 e 25 luglio sono stati annunciati questa mattina in conferenza stampa a Palazzo dell'Emiciclo. L'organizzatore del premio Croce, Pasquale D'Alberto, svela in anteprima i libri vincitori dell'edizione 2020. Uno riguardante il tema della memoria, quello della saggistica, di Walter Barberis, che è un professore dell'Università di Torino, ma nello stesso tempo è anche il presidente della casa editrice Einaudi. Dopodiché abbiamo la cronaca, che in questi anni ha sicuramente diviso l'Italia, come quella della vicenda Cucchi, attraverso il libro scritto da Ilaria Cucchi, che è la sorella di Cucchi, e l'avvocato Fabio Anselmo. E su questo discuteremo nel corso delle tre giornate, anche alla luce di quello che sta avvenendo oggi, da Floyd in America fino all'attacco omofobo di Pescara. Quindi sono temi e argomenti molto, molto sentiti. E in più, per la narrativa, il libro di Silvia Ballestra, che parla di donne, ma di donne che si trovano ad ereditare una situazione difficile di un'azienda di famiglia nelle campagne marchigiane, e che affrontano con grande ironia ma anche con grande capacità. Il libro di Silvia Ballestra era anche tra i semifinalisti del premio Strega e noi siamo molto contenti che ha vinto per il premio Croce di quest'anno. L'assessore alla cultura e turismo di Regione Abruzzo, Mauro Febbo, è intervenuto alla conferenza rilanciando il sostegno della regione e complimentandosi con gli organizzatori per il grande coinvolgimento dei giovani. Tra gli interventi anche quello del vice sindaco di Pescasseroli, Carmelo Giura, e del garante regionale dei detenuti, Gianmarco Cifaldi, che ha coordinato il lavoro dei giurati delle carceri di Sulmona e Pescara. Ho parlato con i singoli componenti della giuria dei ristretti delle due case circondariali e mi hanno subito dimostrato un grande entusiasmo nel partecipare a questo premio. Anzi, devo dire, se li sono letteralmente divorati. Poi mi hanno raccontato ognuno di loro interpretazioni sul libro, che mi ha dato spunto anche di comprendere il passaggio proprio di crescita del ristretto, proprio nel capire, di comprendere, di aprire la propria mente verso una libertà mentale. Quest'anno il premio si intreccerà con la ricorrenza del 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri e vedrà partecipare alla Due Giorni di Pescasseroli linguisti di fama internazionale che si confronteranno sulle connessioni tra la filosofia crociana e il pensiero dantesco. Evento centrale della manifestazione, venerdì 24 alle ore 21, sarà l'incontro con Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo, rispettivamente sorella di Stefano Cucchi e avvocato della famiglia. La premiazione vera e propria si terrà sabato 25 luglio a partire dalle ore 17.